Salve, sono Antonio Buonanno e oggi vorrei presentarvi il mio nuovo albo illustrato edito da Orecchie Acerbo che uscirà il 30 settembre in tutte le librerie. L'albo, di cui sono anche autore della storia e dei testi, si chiama Chapeau. Chapeau, come tutti sanno, è un'espressione raffinata presa dalla lingua francese, tradotta significa cappello, che con tono ironico si indica ammirazione, apprezzamento. In italiano diremmo tanto di cappello. Levarsi il cappello, almeno in Occidente, era un gesto convenzionale usato per salutare o per ringraziare, da veri galantuomini, per mostrare la propria umiltà, come quando ci si toglie il cappello entrando in chiesa, e se ci aggiungi anche un bell'inchino al cospetto di una donna, allora la cosa è completa. Chi conosce i miei albi precedenti sa che prediligo ambientare le mie storie nei primi del Novecento, e anche questa volta non ho resistito. Voi vi chiederete il perché. All'inizio del XX secolo, milioni di persone nel mondo intero cominciarono per la prima volta a beneficiare dei progressi scientifici avvenuti in quegli anni. Trasformato il volto del pianeta e la vita del genere umano, nel bene e nel male. Insomma, troppi spunti per lasciarmeli scappare. Ma di cosa parla? Chi sono i protagonisti? E qual è la novità per me in questo nuovo albo? Intanto, la novità fondamentale rispetto ai miei albi precedenti è il formato. 21x29,7, un formato A4. La copertina è cartonata, ma, udite udite, è a colori così come gli interni. Sì, il mio micromondo fino adesso è stato sempre un bianco e nero. O intendiamoci, la tecnica è sempre la solita, il tratteggio a china. Ma questa volta, rifacendomi alle vecchie foto che venivano dipinte a mano, per dargli un tocco di colore, anche io, digitalmente, ho acquerellato, se così si può dire, le mie illustrazioni in post-produzione. Di cosa parla? Parla di un'isola e della sua città di nome Chapeau. Per poterla vedere occorre un vero stereoscopio, come questo, e guardarci dentro in una notte di luna piena. Cos'è uno stereoscopio? È un oggetto grazie al quale, mettendo una foto qui, scattata due volte, spostando leggermente il punto di vista, grazie alle sue lenti, si possono vedere delle cose in primo piano staccate dallo sfondo. In pratica il primo 3D della storia. Solo allora si potrà scoprire che lì c'è sempre il vento, che il tempo si è fermato e che tutti viaggiano per aria e che i cappelli spariscono, portati via dalle continue folate. Nessuno sa dove finiscano, sebbene tutto ciò che prende il volo finisca nelle reti, salvo oggetti smarriti, i cappelli, quelli no. Per questo un coraggioso inventore, costruito una macchina per volare, decide di andare in cerca, ma così come i cappelli anche lui svanisce. E siccome a Chapeau le raffiche si portano via anche i ricordi, tutte ormai se lo sono già dimenticato. Bene, spero quindi che vi abbia incuriositi, che vi divertiate a leggerlo e sfogliarlo. E speriamo di rivederci presto dal vivo. Intanto, chapeau a tutti!